In effetti un'inchiesta a carico dei ignoti per il reato di disastro colposo insieme al collega il dottor Cirigliano. Stiamo facendo accertamenti direi a 360 gradi, come si suol dire, cioè per valutare le cause ed eventuali responsabilità. Per il momento sicuramente è prematuro fare qualsiasi tipo di dichiarazione specifica o di dare conclusioni. Però c'è l'ipotesi che potesse esserci qualcosa di storto in questo ponte, che non funzionasse. Non ci sono elementi specifici e concreti in questo momento, saranno gli accertamenti che dovremo fare che potranno darci qualche risposta su questo punto. Stavate lavorando a un esposto che verrà arrivato di un ingegnere che aveva detto tutto il tratto da Savona a Torino è messo male, me lo conferma? C'era in effetti un esposto, diciamo non riguardava questo specifico viadotto, per la verità riguardava un'altra zona, un altro viadotto. Ecco, su questo alcuni ingegneri hanno detto il palo, rispetto alla conformità del terreno e al rischio di discese di materiale o comunque d'acqua, non doveva essere messo in quella posizione. Su questo punto sicuramente è una di quelle cose che devono essere verificate e sulle quali possiamo dare risposte solo all'esito di accertamenti tecnici. Comunque, scusami. Possiamo dire che, tra virgolette, ieri è andata bene, visto che non è rimasta coinvolta nessuna macchina, c'era un pullman dietro a pochi metri, poteva essere quasi un Morandi bis. Sicuramente è stata una fortuna che non sia passato nessuno, o comunque che quelli che sono passati hanno avuto la prontezza di fermare gli altri che stavano arrivando. Comunque un ponte degli anni 60 da verificarne la manutenzione. Come le dicevo, è necessario fare accertamenti di ogni genere e di tipo di natura tecnica, quindi nessun particolare verrà sicuramente non considerato adeguatamente. Voi avete fatto degli esami su tutti i ponti perché per esempio a Genova sulla A12 stanno facendo degli studi tecnici No, esami specifici per il momento no. Per quanto riguarda il versante invece della frana della Madonna del Monte, anche in quel caso farete degli accertamenti o visto che ci sarà l'allerta mercoledì di nuovo, sì, anche già da domani ci saranno novità. Ci sono accertamenti che devono riguardare la struttura e tutto ciò che era intorno e quindi sicuramente i periti che nomineremo ci daranno anche indicazioni più precise sulle quali adesso, ripeto, ogni conclusione è sicuramente prematura. Anche perché i geologi prima dicevano c'è ancora grosso movimento, ma anche una grossa parte di collina che potrebbe essere ancora instabile. Anche perché non dimentichiamoci che ha piovuto tantissimo nei giorni scorsi, 1,70 m d'acqua fatta in un mese, significa quello che normalmente fa in un anno, il terreno ovviamente non può assorbire. Gli accertamenti devono essere fatti in tempi brevissimi, anche tenendo conto delle possibili mutamenti che quella zona può avere. Quindi posso solo dire che ci diranno qualcosa di più i consulenti che stiamo per nominare, insomma. Perfetto, per me va benissimo.